ragazzi e benvenuti nel terzo episodio di Ride and Have Fun, il programma dedicato a chi vuole conoscere o entrare a far parte del mondo OG. Vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio anche oggi il link per vedere il promo di questa serie, dove potrete capire tutti gli argomenti che andremo a trattare. Entriamo subito nel vivo di questa puntata, parliamo dei chapter, cosa sono e che ruolo hanno. Immaginate per un attimo di far parte di questa grande famiglia OG, composta da tantissimi appassionati, dove al primo posto c'è la voglia di macinare chilometri con la nostra Harley. Ecco appunto, entrare a far parte di un chapter amplifica la nostra voglia di esperienze e di percorrere tantissimi chilometri insieme ai nostri amici bikers. I chapter sono legati alle rispettive concessionarie, nonché gestori a tutti gli effetti delle varie attività. Tutte le attività vengono gestite da un direttore proprio incaricato dal concessionario. Tutte le attività che il chapter programma e organizza sono disciplinate da uno statuto OG, ovvero il regolamento internazionale a cui tutti i chapter devono fare riferimento. Chi c'è alla guida di un chapter? Alla guida di un chapter troveremo il direttivo. Ma chi c'è alla guida di un chapter? Alla guida di un chapter troveremo il direttivo e gli officer, che sono soci a tutti gli effetti, ma che prestano mansioni di direzione e organizzazione a titolo gratuito. Ora però cerchiamo di capire come entrare a far parte di OG e successivamente di un chapter. Come abbiamo già detto nelle scorse puntate, per entrare a far parte di OG dovremmo effettuare il tesseramento. Molto semplice, dovremmo visitare il sito OG, dove vengono spiegati molto facilmente tutti i passaggi per effettuare l'iscrizione e il pagamento della quota societaria. All'acquisto della tua prima Harley, Harley Davidson ti regala il primo anno di iscrizione. Detto questo, è arrivato il momento di parlare dei vari tipi di iscrizione OG. I tipi di iscrizione sono 4, andiamo ad analizzarli insieme. Numero 1, iscrizione effettiva a pieno titolo, valida un anno, da tutti i vantaggi che OG offre e, come ho già detto, è automatica all'acquisto della vostra prima Harley. Numero 2, iscrizione a vita, dà i vantaggi a pieno titolo ma con un riconoscimento molto importante, la patch e la pin Life Member. Iscrizione numero 3, simpatizzante o associato. In parole povere si tratta di un vostro familiare o di un vostro passeggero che potrà effettuare un'iscrizione appoggiandosi alla vostra. Iscrizione numero 4, parliamo sempre di associati o simpatizzanti, anche loro potranno effettuare un'iscrizione a vita, ovviamente sempre legata ad un membro ufficiale. Dopo aver parlato dei vari tipi di iscrizione, vediamo in dettaglio i vantaggi del tesseramento OG. Lo so, ho parlato tantissimo in questo video, ma vi chiedo di portare ancora un po' di pazienza, perché questo è il punto più importante. Al primo posto troviamo l'ingresso gratuito all'HD Museum di Milwaukee. Altra cosa molto importante, si ottengono le credenziali per entrare a far parte di un chapter locale. Al momento dell'iscrizione riceveremo la nostra tessera con il nostro numero identificativo. Alla prima iscrizione riceveremo la pin Eagle metallica. Solo la prima volta però, perché ogni anno al rinnovo dell'iscrizione riceveremo la pin e la patch annuale. Dopo aver effettuato l'iscrizione saremo anche automaticamente abbonati alla rivista ufficiale OG. Ci sono anche delle convenzioni molto importanti, nonché i noleggi con Eagle Ride, i tour più famosi al mondo, le convenzioni con Starwood Hotel e soprattutto la convenzione con Hard Rock Cafe in tutto il mondo. I punti fondamentali sono 4, andiamo subito a vederli insieme. Il primo, entrare a far parte del programma Ride 365 per ricevere premi in base ai chilometri fatti. C'è la possibilità di entrare a far parte del programma fotografo per la rivista OG, ovviamente. OG Safe Rider Skill, un altro programma molto interessante. Potete trovare informazioni su questo programma
sempre nel sito ufficiale OG, e il concorso ABCS of Touring OG, una sfida per i viaggiatori che avranno la possibilità di avere merito grazie alle testimonianze che forniranno sui luoghi raggiunti. Ad essere sinceri, a me non sembra poco quello che OG offre con questo programma. Ricordate che tutti i benefici e le agevolazioni sono offerte ovviamente per far parte di un'esperienza vissuta con altri membri e appassionati Harley Davidson, quindi se siete degli individui solitari non credo sia il vostro ambito ideale, ma se invece siete pronti ad aprire la vostra mente ed entrare a far parte del gruppo di harleyisti più grande al mondo, beh, benvenuti. Grazie ragazzi per aver seguito anche questo terzo episodio, noi ci vediamo tra 7 giorni con il quarto episodio, altrettanto interessante, quindi se non siete già iscritti al canale e non volete perdervi le prossime puntate di questa serie, vi consiglio di iscrivervi qui sotto. In descrizione vi lascio tutti i link e le informazioni sempre relative al mondo OG. Io vi auguro come sempre un buon weekend e buona strada.